Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato la proposta di risoluzione della sessione europea 2018. Ecco di cosa si tratta. L'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha approvato all'unanimità dei presenti la proposta di risoluzione alla base della sessione europea 2018. Il documento racchiude tre atti: il programma di lavoro della Commissione europea per il 2018, la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale agli atti normativi e di indirizzo emanati dall'Unione europea e il rapporto sugli affari europei. La riunione è iniziata con quasi un'ora di ritardo a causa della protesta relativa alle vicende della crisi di governo nazionale messa in atto dai due consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari. La sessione regionale europea è un momento di confronto tra l'Assemblea Legislativa e la Giunta sulle iniziative presentate dalla Commissione europea nel programma di lavoro annuale per il 2018, denominato Per un'Europa più unita, più forte e più democratica. Le risorse complessive disponibili nella programmazione 2014-2020 tra il Fondo Sociale Europeo, il Programma di Sviluppo Rurale, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ammontano per l'Umbria ad 1.693 milioni di euro. A queste risorse vanno aggiunti i fondi della riprogrammazione per gli eventi sismici, 56 milioni del FESR e 52 del PSR. La proposta di risoluzione approvata individua le due priorità per l'Umbria nel programma di lavoro della Commissione per il 2018. La prima riguarda la necessità di un nuovo impulso all'occupazione, alla crescita e agli investimenti. La seconda proposta riguarda il pacchetto sull'equità sociale, in cui si affrontano i problemi connessi alla mobilità del lavoro e al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Inoltre è prevista l'istituzione dell'Autorità Europea del Lavoro. Il relatore Andrea Smacchi, presidente della prima Commissione, ha detto che occorre più Europa, sicuramente riformata, un'Europa del lavoro e del sociale meno burocratica. Per la presidente Catiuscia Marini il destino dell'Italia è quello dell'Europa. Il nostro paese è più forte nell'essere parte dell'Unione Europea e la sua storia lo dimostra. Inoltre ha ricordato che l'Umbria ha usato in maniera intelligente e ampia tutte le risorse delle programmazioni settennali e accanto allo stato di avanzamento del settennato la sfida che l'Umbria ha di fronte è quella del futuro del post 2020. Come regioni, ha detto, abbiamo chiesto di non far pagare soprattutto alle politiche che hanno carattere regionale i tagli di Brexit. Presenza della criminalità organizzata in Umbria e azioni di contrasto delle forze dell'ordine. A Palazzo Cesaroni, audizione con i prefetti di Perugia e Terni, Cannizzaro e De Biagi. Il servizio di Marco Paganini. I prefetti di Perugia e Terni, Raffaele Cannizzaro e Paolo De Biagi, hanno partecipato ai lavori della commissione d'inchiesta sulla criminalità organizzata presieduta da Giacomo Leonelli per un'audizione sulla presenza delle organizzazioni criminali in Umbria e sulle azioni di contrasto messe in atto dalle forze dell'ordine nelle due province. Tra gli ambiti oggetto di disamina da parte dei prefetti, per i quali non si registra al momento una presenza organica di associazioni criminali strutturate, alcuni ambiti specifici come l'utilizzo delle interdittive antimafia quale potente strumento di intervento verso attività commerciali e imprenditoriali di cui si ritiene sussistano fondati motivi di collegamento con la criminalità, il monitoraggio sui permessi a costruire e sui cambi di destinazione d'uso, l'accesso diretto nei cantieri per controlli mirati su uomini e mezzi impiegati, la formazione specifica del personale regionale che si occupa di appalti, e ancora il monitoraggio della filiera degli appalti nei grandi interventi previsti nel settore delle infrastrutture, l'attivazione di un ufficio dedicato al censimento e al riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati. Un argomento quest'ultimo su cui ha focalizzato l'attenzione anche Walter Cardinali, presidente dell'Osservatorio sulla criminalità organizzata e l'illegalità, secondo cui il patrimonio requisito alle organizzazioni criminali deve tornare con celerità nella disponibilità della comunità regionale. Dopo la costruzione dell'osservatorio contro la criminalità organizzata e dopo la costruzione di parte civile della nostra regione, che è partita appunto da una scelta della nostra commissione, ora il lavoro della commissione stessa è concentrato sull'adeguamento di una normativa, che è appunto la normativa contro la criminalità organizzata e l'illegalità, i fenomeni di illegalità, che stiamo portando avanti. Perché? Perché è evidente che le azioni di contrasto verso
questo tipo di realtà devono essere adeguate nel tempo. Pensiamo per esempio al gioco d'azzardo, pensiamo per esempio al mondo dell'autotrasporto, del trasporto, facchinaggio, tutti mondi che fino a 10-15 anni fa non l'avremmo mai accomunati col tema della criminalità organizzata, invece oggi sono mondi che rischiano appunto di essere infiltrati. La nostra regione, come ci dicono anche i prefetti, è una regione che ancora vive di una realtà sociale che in qualche modo riesce a rendere la realtà del territorio più impermeabile rispetto ad altre realtà del nostro paese, ma non dobbiamo mai abbassare la guardia. La situazione che si viene delineando è sostanzialmente quella che ci deve portare a una maggiore collaborazione a tutti i livelli istituzionali, da un lato sicuramente le prefetture e gli organi di polizia, ma dall'altro gli enti locali e tutti gli amministratori, affinché si possa fare rete ed efficacemente e prontamente rispondere a tutte le questioni che interessano appunto la legalità. Non ci dimentichiamo che i temi sono tanti ed ampi, le infiltrazioni si manifestano sotto vari aspetti, dal riciclaggio alla compravendita di immobili, al gioco d'azzardo, all'usura. I temi sono veramente tanti, quindi c'è bisogno di tutti. Prosegue in prima commissione l'esame della proposta della Giunta di chiedere ulteriori forme di autonomia per la regione Umbria. Il servizio di David Mariotti Bianchi. La prima commissione dell'Assemblea legislativa, presieduta da Andrea Smacchi, prosegue l'esame della proposta della Giunta regionale di aprire un tavolo con il Governo nazionale per richiedere ulteriori forme di autonomia per la Regione Umbria. Nell'ultima seduta i commissari hanno lavorato ancora alla proposta di risoluzione della Commissione. Con la bozza della risoluzione la Commissione fa propria la proposta della Giunta, evidenziando allo stesso tempo una serie di punti emersi in fase di lavori della Commissione stessa. Il testo prevede, come fatto in altre regioni, il coinvolgimento dell'Assemblea legislativa nella delegazione che condurrà il negoziato, anche tramite la diretta partecipazione di suoi rappresentanti. La risoluzione prevede anche una più precisa definizione delle richieste sui temi oggetto del negoziato, la grande bellezza intendendo il paesaggio e i beni culturali, la leva del sapere intendendo il sistema della formazione e istruzione, la salute, la protezione civile, la prevenzione sismica, rigenerazione urbana e infrastrutture, e inoltre chiede chiarimenti sulle forme di finanziamento. Il testo poi chiede che la Giunta informi l'Assemblea legislativa con cadenza periodica sull'andamento del negoziato e sull'esito finale, oltre a un maggiore coinvolgimento degli enti locali, delle parti sociali e di tutti i soggetti interessati allo schema d'intesa con il Governo prima della sua formale sottoscrizione. Inoltre, nella proposta di risoluzione è ribadita la scelta fatta dalla Giunta di condividere il percorso di confronto con il Governo insieme alla Regione Marche, tenendo conto dell'istanza del Consiglio delle Autonomie Locali di condivisione anche insieme alla Regione Toscana e Lazio. Sono poi state inserite nella bozza di risoluzione gli argomenti proposti dal consigliere Roberto Morroni di Forza Italia, che riguardano tre settori strategici: il commercio estero, la ricerca scientifica tecnologica e il sostegno all'innovazione per i settori produttivi, oltre alla previdenza complementare e integrativa. Di conseguenza è stato deciso di portare il nuovo testo ad un'ulteriore fase di partecipazione con tutti i soggetti interessati dopo quella che già si è tenuta qualche settimana fa. La rievocazione storica Perugia 1416 si è inclusa nell'elenco regionale delle manifestazioni storiche dopo le prime tre edizioni. Questo ha chiesto la presidente della relativa associazione, Teresa Severini, nel corso dell'audizione in terza commissione consiliare. Perugia 1416, ha detto Teresa Severini in audizione, nasce come progetto multitasking rivolto sia al sociale che alla cultura, avendo la funzione di mettere insieme cittadini del centro storico con quelli di borghi e periferie della città. È il nostro successo più grande, oltre gli importanti risvolti economici per il sostegno all'artigianato, al commercio e al turismo, quel turismo che oggi viene definito esperienziale, ha detto Teresa Severini, essendo cambiato il modo di fruirne, non più lunghe vacanze ma del tipo mordi e fuggi, con preferenza verso scenari naturali, strutture architettoniche e città d'arte.
La nostra richiesta di stare nell'elenco delle rievocazioni storiche dopo la terza edizione nasce dal fatto che oggi tutto è veloce, multimediale, di grande attrattività, quindi per intercettare anche le facilitazioni conferite dal Ministero per le rievocazioni storiche, che costituiscono un aiuto sostanzioso al turismo di cui tutti i luoghi dell'Umbria hanno molto bisogno, soprattutto dopo il sisma. Altro aspetto importante, ha proseguito la Presidente Assessore alla Cultura del Comune di Perugia, è quello educativo. Le scuole inseminano la coscienza della propria identità, della storia, del luogo in cui i bambini vivono, e anche con loro i figli degli immigrati, che vengono a conoscenza di tradizioni e patrimonio culturale della città in cui vivono, un aspetto da non sottovalutare. Il presidente della commissione Attilio Solinas ha detto che saranno valutati gli aspetti inerenti alla legge regionale, che prevede almeno 5 anni prima di scrivere una manifestazione nel registro regionale, e sarà richiesto il parere dell'assessore regionale alla cultura Fernanda Cecchini. Il consigliere regionale Sergio De Vincenzi, gruppo misto Umbria Next, ha proposto che la terza commissione consiliare svolga un'indagine conoscitiva sulle adozioni in Umbria per sapere come vengono seguite le procedure, cosa viene accertato dopo le adozioni. La proposta è stata messa ai voti, ha incontrato il favore dei due consiglieri di opposizione presenti, lo stesso De Vincenzi e Marco Squarta, e il voto contrario dei due consiglieri di maggioranza, il presidente della commissione Solinas e la consigliera Casciari. A parità di voti, 2-2, ha prevalso, come da regolamento, il voto del presidente. La proposta di De Vincenzi non è stata accolta. Il presidente Solinas ha detto che la commissione chiederà all'assessorato competente tutti i dati disponibili sulle adozioni. In seguito saranno svolti approfondimenti. Il portavoce dell'opposizione, Marco Squarta, chiede con una mozione di rivalutare con estrema urgenza in sede di conferenza Stato-Regioni i parametri della circolare Gabrielli, che rischia di cancellare eventi e sagre in Umbria, poiché le responsabilità e i costi in capo agli organizzatori privati, soprattutto di piccoli eventi e sagre di provincia, diventano a volte insostenibili. Squarta chiede l'impegno dell'esecutivo di Palazzo Donini a proporre correttivi per modificare la stringente circolare emanata dal capo della polizia dopo i tragici fatti di Piazza San Carlo a Torino. Il consigliere regionale Silvano Rometti, gruppo Socialisti e Riformisti, ha presentato un'interrogazione alla giunta regionale per sapere qual è, allo stato attuale, l'iter previsto per l'approvvigionamento di farmaci cannabinoidi a scopo terapeutico nella formulazione in gocce, se tale tipo di somministrazione risulti essere ad oggi di facile reperibilità e se la giunta intende attivarsi al fine di facilitare ulteriormente l'accesso all'uso di farmaci cannabinoidi in gocce. La legge regionale, ricorda Rometti, prevede che la giunta possa stipulare convenzioni con i centri e gli istituti autorizzati dalla normativa statale alla produzione o alla preparazione dei farmaci cannabinoidi ed è autorizzata ad avviare azioni sperimentali o specifici progetti pilota con altri soggetti secondo la normativa vigente per produrre farmaci cannabinoidi. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCR1, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa, va in onda sulle emittenti televisive della Regione Umbria ed è disponibile naturalmente anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa, consiglio.regione.umbria.it, e naturalmente su YouTube. Grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.